Bentornati ragazzi con un nuovo episodio di Gothic. Dobbiamo andare alla ricerca di Xardas, ma prima parliamo con Thorn e gli dobbiamo avvisare di aver incontrato Milton e Diego. Abbiamo fatto questo. Ora, see you later. Per i preparativi da andare a Xardas, da questo Xardas, cosa bisogna fare? Per prima cosa andiamo da Kronos, il custode del metallo, e si può comprare da lui alcune pergamene per incantesimi che possiamo usare siccome non siamo maghi, perché le rune sono solo per i maghi, mentre le pergamene per tutti. E dobbiamo comprarne alcune in particolare. Allora, per sbloccare il commercio con Kronos, che ancora non l'ha fatto, bisogna dirgli semplicemente salute a te, mago. Ecco, nuova pagina di diario ci dirà che Kronos può vendere gli incantesimi. Commercio. Per ora è un po' lunga qui come cosa il commercio con Kronos, quindi ora sapete cosa faccio? Entro nel suo corpo con i trucchi. No, facciamo B Marvin. Ecco fatto. Marvin F8 e gettiamo a terra le pergamene che ci servono, ovvero pala di fuoco. Com'è che? Ecco, pala di fuoco, globo di fuoco. No, blocco di ghiaccio, onda di gelo e globo di ghiaccio. Poi abbiamo fatto tutto, no? Bene, perfetto. Più che altro, ragazzi, il metallo ce l'ho perché posso farlo con i trucchi, ma qui in Gothic 1 il commercio è lungo e fastidioso da fare, mentre in Gothic 2 poi il commercio diventa molto più semplice e sbrigativo. Ora, altra cosa da fare: andare da lì, che finalmente incontriamo lì, cioè l'uomo più potente di tutto Campo Nuovo. Non l'avete mai visto finora lì. Se non ricordo male deve essere qui alla diga. E non c'è. Ah no, eccolo, c'è invece, vai, lì, eccolo qui, il capo di... Un tempo faceva una vita molto diversa, era uno dei migliori generali di questa nazione. Ho passato tutta la vita a combattere per la patria, ma non piacevo ai nobili perché il re ascoltava i miei consigli. Sapevano che costituivo una minaccia per i loro schiaffari. Ho sottovalutato la loro perfidia, hanno usato la moglie del re per incastrarmi. I servizi resi alla patria mi hanno salvato dalla forca, ma non sono bastati a garantirmi la libertà. Un giorno sarò di nuovo libero, allora tornerò per vendicarmi. Avrò la mia vendetta. Sono stato mandato da Campo Vecchio e voglio unirmi a voi. Hai fatto molto per il nostro campo, ho bisogno di uomini come te. Tagliamo corto, benvenuto a Campo Nuovo, mercenario. Prendi un'armatura, sono contento che tu sia con noi. Vediamo un po'. Ho bisogno di un'armatura migliore. Va bene. Armatura pesante da mercenario. Sì! Vai. Ora però impariamo anche armi a due mani livello 2. Perché vedrete, poi le armi a due mani è importante saperle usare, perché vedrete durante il gioco. Allora, ora che abbiamo l'armatura da mercenario pesante, mettiamola subito perché è molto più forte di quella da guardia media. Ecco, infatti, 55-70. Eccoci qua. Infatti adesso se apriamo con B, Gilda mercenario. Bene ragazzi, ora siamo di Campo Nuovo. Allora, un saluto a Ace Style, nuovo amico che mi sono fatto su YouTube proprio ieri. Sono contento che mi segue, ora lo seguirò anch'io. Dunque, adesso, per trovare Xardas, questo negromante, questo mistico negromante, cosa dovete fare? Allora, innanzitutto aprite la mappa e vi faccio vedere. Xardas si trova... No, l'acqua delle pietre di Saturnus, ma vabbè, Xardas si trova precisamente nella zona non disegnata della mappa, e per raggiungerlo bisogna buttarsi dal ponte del monastero dove stava l'Ares. Allora, K. E cerchiamo di avvicinarsi a dove è l'Ares. Vediamo un po', ragazzi. Io all'Ares, volevo dire al monastero dove c'è l'Ares. Se premo semplicemente N, mi apre la mappa normale. Sì! Allora, ecco, forse inclinati per di qua. Premendo M fino allo spasmo. Poi. Forse adesso. Ora ci mette un po'. Non so perché.
ora che non sono in balia dei mostri. Proviamo a vedere se adesso me la apre. Ecco. Va, stiamo prendendo la stradina giusta, direi, per raggiungere Xardas. Sto gran pezzo di coglione. Che si trova, ragazzi, davvero, non vi metto, si trova proprio nell'unica parte non disegnata della mappa. Ecco perché è un po' difficile da trovare. Ecco, ci stiamo già allontanando, non va bene. Ecco, vai, ci siamo. Ora K fino allo spasmo. Ecco, ci siamo. Dovremmo esserci adesso. Quindi F8. Ci siamo. Quella là giù è la torre di Xardas. Ma noi dovremmo seguire un altro sentierino. Dunque, ora che non c'è la mappa sarà dura da capire dove siamo e dove dobbiamo andare. Un attimo, che adesso salgo per di qua per le montagne e cerco di capire, perché bisogna proprio calarsi in una particella. Ah, ecco, sì, direi che ci siamo. Sì, è qui, più o meno qui dove bisogna buttarsi. Qui sotto, direi. Una specie di canyon microscopico. Sì, per qua giù, dai, che forse stata, l'ho trovata, maledizione, non sto tanto a perdermi incazzate. Ecco, sì, perfetto, allora. Vedete questi gradini? Sono fatti apposta per essere saltati con un balzo. Eroe senza nome, però, dai. Che cavolo. Ecco, vedete, laggiù c'è un golem del gelo. Però prima dobbiamo occuparci di un golem di pietra che ci trova poco... prima di lui. Allora, prendiamo il martello degli orchi, che si ottiene in una grotta vicino all'Ares, ma io l'ho preso con un trucco che vi elenco in descrizione. Le annotazioni, sebbene non sarà più possibile aggiungerle dal 2 maggio, non me le fa già più aggiungere per chissà quale bug. Cercate il golem. Oh, era proprio qui! Vai, colpitelo velocemente con delle combo prima che vi faccia volare lontano. Vai, golem di pietra scolpito. Cuore di un golem di pietra. Possiede il potere di scagliare un nemico attraverso l'aria. Infatti in Gothic 1 è solo il golem di pietra a essere in grado di smondarvi lontano con i suoi cazzotti. Allora lì c'è un golem di ghiaccio. Che cosa fare? Assegnatevi l'incantesimo palla di fuoco. Se siete abbastanza forti ne può bastare soltanto una. Caricatela al massimo e via. Ora la godetevi mentre brucia. Sì, ce la fai, ecco. Su di un livello. E adesso, cuore di pezzo di golem di magia e cuore del golem di ghiaccio. Andiamo avanti, vai. Golem di fuoco! Merda, ci ho visti? Direi di sì. Sì, allora scappiamo un po'. Ecco. Ora, cosa fare col golem di ghiaccio? Onda di gelo? No. Ecco, globo di ghiaccio, che ne abbiamo 152. Prendete questo e lanciate gli incantesimi di ghiaccio sul golem di fuoco a ripetizione finché non muore. Non sta funzionando perché ce la fai. Vai. Perché si blocca così? Andiamo però, che succede? Non succedeva mica quando... devo tenere la freccia premuta un po' più. E non rapidamente. Vai, va. Cuore di un golem di fuoco, vai. Tutti e tre i golem ammazzati. Ora, dirigiamoci verso finalmente la torre di Xardas. Questa è la torre dove abita Xardas. E al suo interno però ci troveremo un demone. Hold on, who's talking? Un momento, chi sta parlando? You are talking to me? Tu mi stai parlando? Non sei entrato nella mia testa. You are what? Cosa you seem to be a creature. You want me to be... Devo stare zitto? Forse il tuo padrone si chiama Xardas. Oh right, so names are... Va bene, i nomi non sono importanti, d'accordo. Farò finta che sia così. Devo parlare col tuo padrone. Adesso il demone ci dirà che serve una prova. Ma per i tre elementi, pietra, fuoco e ghiaccio. E noi abbiamo già tutto, quindi ci diamo. Ecco il cuore di un golem di pietra. What? Missing? Is this heart of... Che ne dici di questo male
pallet. One is ghiaccio. What about this heart? Perfection? If that's the case, I'd like to counter evidence. Well, then I'll accept. E così il demone del fuoco ci consegna un'arma magica. Ovvero questa qui. Teletrasporto dal negromante. Sì. Siamo in un misterioso luogo strano. Ma dove siamo di preciso? Lo scoprirete nella prossima parte.